in giro per il paese e fa l'amica in gigio tu anche il vicolo, c'è un maniaco. Tutte le volte che passate lì, lui è per l'impermeabile e il fa vida. E fa una se, de mena ci pensi, ci va assai coltello. Il giorno dopo vanno giù in questo vicolo, sa ste coltello, arriva il maniaco, apre l'impermeabile, un uccello sotto il ginocchio. Una cappella, una roba incredibile. Questa sa il coltello, orina, sa cosa fa? Ha de fammi un tai ma che e un tai ma C'è un signore che entra al bar, barista, due grappini. Il barista gli prepara due grappini, beve, paga ed esce. Il giorno dopo torna allo stesso bar, barista, due grappini. Il barista gli prepara due grappini, beve, paga ed esce. La storia va avanti per un mese. A quel punto il barista gli dice: ma perché non prendi un grappino doppio e lo metti tutto in un bicchiere? No, c'ho un amico in Trentino che mi ha detto: tutte le volte che vai al bar e prendi un grappino, bevine uno anche per me. Il giorno dopo torno al bar, barista due grappini, barista gli prepara due grappini, beve, paga ed esce. Un giorno entra al bar, barista un grappino. Oddio, chi è morto? È tuo amico in Trentino? Ha detto: no, sono io che ho smesso di bere. Queste sporche, eh? Se uno sta facendo un 69, un 69. E viene in mente ad agire dal dentista, casta, mo si accorge il dentista, allora lava i denti col dentifricio, filo interdentale, va dal dentista, apre la bocca, questa bocca aperta. Lei ha fatto un 69, adesso si sente il profumo della passerina, ha detto no, si sente la puzza del culo della Questa non so se l'hai sentita, ma è una delle barzellette più belle che ho sentito, mi capì? Perché muore il prete, lo devono sostituire, candidato c'è il prete di città e il prete di campagna. Li chiamano al colloquio, gli mettono quattro foto sopra il tavolo, una c'è il signore, una il maiale, la razza è il pesce, Belen Rodriguez. Entra il prete di città, mi dica cosa rappresentano queste quattro foto. Allora, la prima Gesù, quello che ha creato il mondo, il maiale si mangia tutto, non si butta via niente, la razza è il pesce, la moltiplicazione del pane e dei pesci, Belen Rodriguez, il diavolo in persona. Prego, può andare, le faremo sapere. Entra il prete di campagna, mi dica cosa rappresentano queste quattro foto. Questo ci pensa un attimo, fa, ho capito, prego, io porca e razza di figlia. Caserma d'Alpini, arriva il tenente nel Camerun alle reclute, vi voglio completamente nudi in cortile per un'ispezione. Tutte le reclute nude con la neve sotto i piedi, il tenente passa, al primo della fila una schiaffa alla faccia. Hai sentito dolore? Signor no! Perché? Perché sono del quinto reggimento Alpini. Bravo! All'altro una gomitata in pancia. Hai sentito dolore? Signor no! Perché? Perché sono del quinto reggimento Alpini. Bravo! Mentre sta camminando, il tenente vede uscire dalle righe un affare, un pistolone, che apre la rincorsa. Hai sentito dolore? Signor no! Perché? Perché non è il mio di quello dietro! Si può avere una no, la faccia bene. Quale sacera questa? Mamma, io mi vuoi separare dal mio marito. Sacè! Stai scherzando, no? La villa sarà piscina, il Ferrari. E
Insomma, ma lo si accontenta più della patatina. Adesso vuole anche altri dietro. Prima c'aveva il buchinino come un centesimo. Adesso ce l'ho come un euro. La sua mamma ci pensa un po' e fa una Madonna, tu vuoi separare per 99 centesimi? La mette del sacce. Sacce. Poi ce n'è uno sul pisello. Si vede solo la B e la O. Tu lo agiti, viene fuori benvenuti a San Benedetto del Tronto. No, la fai una bella però, dai, finale ci vuole bella. Finale ci vuole, finale col botto. Una bella ci vuole. Ragione.